Alexa, abbassa ancora il volume, grazie. Allora, come promesso, vi avevo detto che avrei fatto la recensione del Radiomir e il Radiomir in questione mi è arrivato dentro questa scatola di questo noto concessionario RSL, ok? Quindi sto facendo pubblicità non occulta, nessuno mi ha pagato, la voglio fare perché così è arrivato l'orologio. E poi è un gruppo serio e competente, quindi c'è poco da scherzare. È gente che lavora da tanti anni con competenze e con serietà, questa è la verità. Ti danno sempre qualcosa, adesso ci sono dei dati, però ti danno sempre un cofanetto e loro, in questo caso anche due righe, ok, di presentazione sul prodotto. Intanto mi sto facendo un caffè. Allora, partiamo con il libretto Panerai, dove vengono comunque segnati, ci sono poi le card, insomma vedete tutti i seriali, come è giusto che sia. Non so se riesco a farvi rivedere, il libretto Panerai. Allora, siete nella mia cucina, oggi vi ho portato la mia cucina. Scatola Panerai, io ricordo che avevo sentito tempo fa un video di una persona che diceva che le scatole non sono importanti. Scusate, ma io sono un corredista nato, come qualcuno mi ha definito, e se il corredo non mi soddisfa, per me l'orologio non è completo. È come se ti compri la serie 5 base, senza tutti quegli optional che la serie 5 prevede per far sì che la tua guida sia esclusiva. Per me è un po' quel segmento lì, è un mio pensiero, potete anche non condividerlo, è giusto che sia così. Bevo un caffè veloce, lo bevo perché quando entrate nelle migliori concessionarie o reseller, un caffè ve lo offrono, ed è quello che voglio fare a voi in questo momento, offrirvi un caffè. Bene, caffè eccellente. Apriamo quindi il nostro cofanetto Panerai. Ci trovate questa bella stoffa che avvolge, in questo caso non avvolge quasi nulla se non un cinturino originale Panerai, un cinturino in pelle fantastica, di una morbidezza che mai toccata, la morbidezza così come qualità, veramente mai toccata. Un panno per il vostro orologio e il cuscinetto, non c'è dentro nient'altro. Perché? Perché l'orologio ce l'ho già qua in mano e adesso ve lo presento. Come promesso, i voti sono andati nettamente per il Radiomir, quindi squillino le trombe, cercherò di metterlo il più fuoco possibile. Ecco qua il nostro Radiomir. Allora, devo fare due considerazioni veloci prima di descriverlo. L'orologio l'ho comprato dall'amico Alessandro, che ringrazio ancora. Perché l'ho comprato da Alessandro? Innanzitutto perché è un appassionato, quindi nella nostra community il bello è che se trovi le persone giuste diventano, oltre che amici, fornitori, e tu riesci ad avere dei prodotti bellissimi in condizioni museali a prezzi concorrenziali. Questo perché non vuol dire che se uno va a comprare dal reseller, il reseller è uno strozzino, ok? Il reseller può fare anche un discorso di ritiro e permuta degli altri orologi, magari più importanti, e quindi proporvi questo orologio qua a un prezzo anche inferiore di quello che poi magari è il suo listino. Quindi non tutti i mali vengono per nuocere. Quindi cerchiamo di guardare al reseller come una persona che ti può dare, anzi un riferimento che ti può dare
la certezza di un prodotto certificato, garantito, scontrinato. Mi raccomando, eh. Il Radiomir che ho preso, vedete che ha questo cinturino, non è il suo originale, questo cinturino, che sia chiaro, nel senso che nasce con questa conformazione, e vorrei farvelo anche vedere, perché merita. Vediamo se riesco a farvelo vedere un po' bene. E ha un sapore anni 30 incredibile. È questo che mi ha fatto pensare di prendere questo orologio. Nella sua semplicità, il suo sapore è unico. Orologio eccezionale. E ora vi dirò perché è eccezionale. Perché innanzitutto ha un calibro di manifattura Panerai. A carica manuale e ha una riserva di carica di circa 3 giorni, quindi una riserva che può soddisfare le esigenze medio-basse di una persona. Se cerca le alte esigenze, quindi i 7 o gli 8 giorni perché ha un turnover molto ampio, allora questo non è un orologio che fa per lui. Ma questo non è un orologio che porti tutti i giorni, almeno nel mio caso non è così. È garantito 100 metri di profondità, ha la corona a vite e vi posso giurare che è più semplice andare ad estrarre questa corona a vite, ok, che quella di un Rolex. È talmente grande che le mie dita, che sono enormi, hanno facilità di presa. Fluidissima la rimessa dell'orario, veramente vi giuro, è fluidissima, non ha il minimo gioco la corona tra la tige e il ruotismo, non ha nessuna incertezza, è fluidissimo. Rimessa e riavvito la sua corona per garantirgli i suoi 100 metri di profondità. L'amico Alessandro che me l'ha venduto, aveva comprato in più questo cinturino proprio per una stagione estiva, per evitare che la pelle se ne andasse in malora. Quindi, se lo portate d'estate con questo cinturino che è destinato in realtà al Luminor, ma che male non ci sta, non succede niente, non avete sconvolto la vita di nessuno. Anzi, avete tenuto bene un pezzo del vostro orologio per cercare di dare la massima vita, la massima vita. Allora, dobbiamo fare anche una considerazione adesso. La facciamo proprio veloce veloce, senza entrare troppo nel merito, perché la cassa è 45 mm. Quindi è una cassa abbastanza grande, è una cassa abbastanza impegnativa. Lo spessore del calibro è di 4,5 mm e il calibro è il Panerai P6000, ok? È un 15 linee e mezzo, un 21.600 alternanze. È creato con 110 componenti. Qua dentro ci sono 110 componenti. È una manifattura di prestigio e vi posso dire la mia. Questo orologio non ha nulla a che invidiare a tanti altri orologi della sua fascia, perché per la sua fascia di prezzo, per me, è il migliore. Chiedo scusa alle altre case orologiere, ma per la fascia di prezzo che va a proporsi, per me questo è in assoluto il migliore. Poi gli altri si avvicinano molto perché la qualità è molto alta, eh. In questi anni la qualità si è alzata parecchio perché chiaramente c'è stata una difficoltà nel prendersi il mercato, perché qualcuno il mercato lo ammazza con i suoi prodotti. E quindi per riuscire a prendersi quella fetta grigia, quella fetta che non è ancora ben definita, quei compratori che ancora sono attaccati all'orologeria per tante sfaccettature, questo orologio è veramente fantastico. Io sto provando
a mettervelo al massimo delle mie possibilità, di quelli che sono i miei mezzi che fanno veramente schifo. Non posso girarlo sul retro semplicemente perché c'è il seriale. Il fondello comunque è chiuso. Non è una cosa che voglio su tutti gli orologi. C'è qualcuno che dice: io voglio il fondello chiuso, mi piace quello chiuso. Ognuno piace come gli piace il fondello. Il lato B a ognuno piace come piace. A me il lato B piace come viene. Scusate il gioco di parole. Allora, facciamo la prova al polso e mi tiro via questo orologio qua. Questo, chi mi conosce sa cos'è. È il primo orologio di orologico che abbiamo creato con la ditta Sordi. Così qualcuno dirà: ah, ma allora non sei solo amico di Lockman? No, sono amico anche di Sordi. Ok? Vedete che è il numero uno, grazie a Dio siamo riusciti a fare 50 pezzi numerati. E mi tolgo dal polso questo fantastico orologio che incassa un SV400 precisissimo e che è stato venduto per 215 euro a esemplare. IVA compresa. Niente, niente. Vedete la data? Auguri di buon anno, ragazzi. Auguri di buon anno. Prova il polso del nostro Radiomir. Veloci, 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 che il tempo scade e devo andare a fare i compiti con la mia azzurrina. Allora, che c'è i compiti delle vacanze di Natale, la mia azzurra. Sta andando forte. Allora, bellissima la fibbia, la vedete? Bellissima la fibbia, grande, facile di impugnatura. Guardate. Guardate che orologio. Guardate che linee semplici, direi quasi pure. L'acciaio è brillantissimo. Il quadrante è inutile che ve lo dico perché il quadrante è di una luminosità al buio che è incredibile, è incredibile. Non faccio la prova perché non mi piace fare quelle cose lì che l'orologio, chi è che lo guarda al buio? Nessuno. Però ha una grande leggibilità quella volta che lo guardate, poi lo posate perché non si dorme con l'orologio, vero? Vero che non lo fate, ragazzi? Non si dorme con l'orologio, mi raccomando. Niente, questo qua era il Radiomir che vi volevo presentare, 45 mm di puro cuore orologero, che riprende fedelmente quelle che erano le linee retro. Io spero che vi sia piaciuto. Nella fascia, allora, questo orologio viene proposto a 4.400 euro, ok, di listino. Io dico che intorno ai 4.000 si può trovare. Nella fascia dei 4.000, questo per me è il migliore. Spero che vi sia piaciuta la recensione, che poi non è una recensione ma solo una presentazione. Se avete dei commenti da fare, lasciateli. Se avete dei like, dateli. Se avete dei commenti negativi, qualcosa che non vi è piaciuto, comunque scrivetemi, tanto rispondo a tutti. Vi auguro ancora un 2022 fantastico, un buon principio, una buona fine e un miglior principio a tutti. Tanta salute, ragazzi. Ciao a tutti.